Il fuoco, che brucia i corpi della gente, arde costantemente. Non c'è via di scampo da lui. In genere nei paesi ricchi questo non si vede, ma qui si può davvero osservare tutto, fin nei più piccoli dettagli. È per questo che la gente è davvero stanca. E è quasi inorridita, perché è così impressionante, così orribile. Non si sfugge. Si brucia e basta. Se fosse l'atto finale, sarebbe una cosa buona, perché tutte le sofferenze cesserebbero. Ma dopo questo ardere, questo fuoco, c'è la rinascita. Perché qui, in questo posto, la gente è davvero convinta che si muore, si rinasce, si muore, si rinasce, si muore, si rinasce. È così interminabile, è un'orribile sofferenza. Vede quello lì? Quello era un uomo ricco. Ha molta legna nella sua pira. L'altro ne ha molto poca. Era povero. Per quanto riguarda lui sarà difficile riuscire a bruciarne il corpo. La famiglia ha dei problemi perché non sanno se riusciranno a bruciarlo. L'uomo ricco invece brucia molto bene. Anche dopo la morte, la famiglia dell'uomo ricco ha il piacere di vederlo ardere in fretta. Anche dopo la morte si vede ancora chi è ricco e chi è povero. Se questo fosse il fuoco finale, beh, allora chiunque potrebbe in qualche modo vivere con questa idea e dire bene, è così, ora è finita. Ma in questa cultura la gente crede veramente che dopo la morte si ritorna qui, una rinascita, poi una vita intera di sofferenze, il fuoco finale e la rinascita. La morte, la rinascita, la morte. E tutto questo è interminabile, è un ciclo senza fine. Una cosa tremenda per questa gente, ne soffrono così tanto. Nonostante questo, non sono molto aggressivi. La prendono come viene, dicono... perché, perché, perché? Vorrebbero uscire da questo ciclo perpetuo. Vorrebbero finirla una volta per tutte, ecco. Quest'universo è pieno di merda. Non è soltanto... Non è tutto costantemente pieno di merda e basta. No, la merda piove costantemente su di noi. È un lungo processo e la merda si manifesta in continuazione. C'è sempre qualcosa che ti ricopre di merda. La merda c'è. E non è solo la merda che vedi, no, no. La merda si muove, va avanti da sola, piove sempre sopra di noi. E nelle diverse culture hanno trovato molte diverse risposte a questo. Per esempio, i cattolici ti dicono... Sei tu che la meriti. I protestanti ti dicono... Lasciamo che accada agli altri. I musulmani ti dicono... È volontà di Allah! Mentre gli ebrei... Ti dicono... Perché accade sempre a noi? I buddhisti invece dicono... In realtà, questa non è vera merda. In Giappone, i buddhisti zen dicono... Concentrati sul suono della merda che cade. Ma è chiaro, queste sono solo pure teorie... In fondo sono solo soluzioni pratiche trovate da qualcuno che voleva soltanto consolare la gente oppure aiutare la gente a sopravvivere senza eliminare questo continuo traffico di merda. Andiamo. Ora dobbiamo fare una cosa molto interessante e importante. Vieni. Andiamo.